gotta go vincere. Sì, aveva ragione, è stata una partita sofferta, è stata una partita comunque giocata con le situazioni che abbiamo provato durante la settimana. Devo dire che comunque c'è stato un grandissimo spirito di gruppo. Il primo tempo siamo andati alla ricerca della settimana, delle giocate provate in settimana. Sapevamo benissimo che poi era una partita dove c'era anche da soffrire, e lì siamo stati bravi. Però c'è da fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione e per la difesa di tutti, perché comunque hanno cercato di portare a casa la vittoria, anche se c'è da lavorare tantissimo sotto tanti aspetti, e sicuramente questo lo faremo ogni giorno della settimana, ecco. Nel primo tempo sembrava che la palla sfruttava un po' di più, mentre nel secondo tempo, forse, almeno per quello che ho percepito e ho sentito anche gli altri, forse Bettinelli si è trovato meglio con Arenatti. Ma il primo tempo facevamo fatica a far salire la squadra. Nel momento in cui ci difendevamo e verticalizzavamo, non riuscivamo a tenere palla, non riuscivamo a salire. Abbiamo sofferto in quella situazione, anche se il primo tempo abbiamo fatto 2-3 giocate ottime, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Amenatti ci ha dato più fisicità il secondo tempo, ma devo dire che comunque anche Monachello ha fatto quello che gli ho chiesto. L'importante era vincere, ripeto, c'è stata la grande compattezza, un grande spirito di sacrificio. Siamo arrivati in porta anche 3-4 volte, c'è da essere contenti, ma c'è da lavorare tantissimo. Mister, aveva chiesto alla vigilia aggressività e compattezza, c'è stata sia l'aggressività che la compattezza, soprattutto la compattezza anche nella parte finale, no? C'è stato sì un momento di sofferenza, ma proprio in zona Cesarini, diciamo così, segno anche che magari la squadra è riuscita a gestire il ritorno del Cittadella al momento di difficoltà, anche psicologicamente la difesa è sembrata abbastanza tranquilla, no? Abbiamo lavorato sì molto sulla difesa di reparto, sulla collettiva, perché comunque anche i tre centrocampisti hanno fatto un ottimo lavoro, anche se spesso andavano fuori posizione. Normale che Cittadella, sapevamo benissimo che gioca molto sulla seconda palla, costruisce poco dal basso, e con i due attaccanti e mezzo, con i tre centrocampisti che si buttano, forse hanno fatto anche le loro fortune. Devo dire che ci siamo difesi bene sulle situazioni pericolose del Cittadella, anche se abbiamo rischiato in qualche occasione, però devo dire che siamo stati bravi, ripeto, a difendere il risultato, che era la cosa più importante. Nel primo tempo la sensazione è che quando la Ternana attaccava, soprattutto a destra con De Fendi, che è partito 100 all'ora, poi Zanon facesse fatica a seguirlo, a stargli vicino, cioè ad essere l'elemento di scarico per il pallone, e lì la squadra si spezzava un po'. Nel secondo tempo, visto invece che Ledesma, che con il passare dei minuti è diventato il protagonista assoluto, cioè direi, della partita, perché ha preso un pugno alla squadra, insomma, intorno a lui si è compattata la squadra e si è mossa quasi sempre mantenendo le distanze. Sì, prima facevamo fatica a salire in quello che bisogna migliorare nelle distanze. Noi lavoriamo per catene, e se non riesci a rispettare le catene è normale che hai grandissime difficoltà, sia in fase di, specialmente in fase di non possesso. E su questo bisogna sicuramente lavorare, ma come bisogna lavorare su tanti aspetti. Però devo dire che poi il secondo tempo è andata meglio. Se a destra facevi fatica a sostenere l'attacco, a sinistra soffrivi gli attacchi degli altri, perché spesso loro entravano da quest'altra parte. Credo che il cambio all'inizio del secondo tempo sia ripreso proprio da questa difficoltà. Abbiamo troppe difficoltà in quella sulla zona sinistra, nostra, ci hanno messo in difficoltà, ma questo lo sapevamo, perché comunque il Cittadella è una squadra che va per via esterno con i terzini, allarga l'attaccante centrale e il trequartista si butta, lo fanno spesso, e noi su questo l'avevamo anche preparata. Le difficoltà che abbiamo avuto sono state quelle del perso troppe palle in uscite, no? Perché anche se guardiamo il primo tempo, quando loro ci hanno messo
in difficoltà di pericolo, comunque abbiamo perso palla in uscita e siamo andati in difficoltà. Il cambio è stato perché comunque ho visto che Germoni era in difficoltà e ho preferito mettere un giocatore più tattico, perché in quel momento lì serviva questo. Senti, al di là della compattezza della squadra e della tenuta, perché quella Ternana spesso ha perso le partite nei minuti finali, comunque ha perso punti nei minuti finali, quali sono stati gli elementi di positività che hai percepito nel corso della partita, sui quali che ti dicono forse abbiamo imboccato la strada giusta? Gli elementi di positività è stata vedere la squadra che comunque andava alla ricerca delle situazioni provate, cioè sulla situazione anche di non possesso mi hanno fatto quello che chiedevo. Poi è normale, andando anche fuori tempo su certe situazioni, non rispettando certe situazioni, ma in difficoltà. Però i ragazzi mentalmente l'hanno fatto, lo vogliono fare, non sempre ci siamo riusciti, ma questo lo sapevamo. Però il mio pensiero è quello che questa squadra, a mio avviso, ha grandi margini di miglioramento. Si deve scrollare le tensioni, le paure, le situazioni negative addosso, perché sono convinto che se questa squadra è libera di mente può fare un campionato diverso. Non ci possiamo permettere di sbagliare atteggiamento, cioè assolutamente, ve l'ho detto anche ieri. E questa squadra qui sull'atteggiamento è stata a mio avviso perfetta, perché hanno voluto vincere la partita e hanno difeso il risultato. C'è da lavorare su tante situazioni, ma ripeto, questo lo sapevo. Però mi fa ben sperare, perché da parte dei ragazzi vedo una grande predisposizione al lavoro e credono in quello che... credono quello che facciamo. Abbiamo 2 giorni alla fine del mercato. Rispetto alle valutazioni che sicuramente avete fatto con il DS prima della partita, la partita cambia qualche idea rispetto al mercato e gli ultimi 2 giorni di mercato, oppure no, conferma quello che sapevate già? Ma noi sappiamo cosa serve a questa squadra per poterla migliorare, lo sappiamo benissimo, e sicuramente qualche giocatore potrebbe arrivare per migliorare la rosa, perché siamo carenti in certe situazioni, ma non parlo degli 11, parlo proprio della rosa generale. Lo sappiamo, la società lo sa, mancano 2 giorni, sperando che arrivino giocatori che comunque devono sposare la causa, come ho sempre detto, gente che non è predisposto alla situazione può rimanere, può restare anche dove è, perché qui deve arrivare gente che comunque deve fare quello che hanno fatto oggi i ragazzi, cioè sudare, correre, difendere il risultato, soffrire, perché c'è anche da soffrire. Però la società sa dove abbiamo parlato, dove bisogna migliorare questa situazione, ma parliamo di rosa, ecco. L'80% che ieri ho spiegato in conferenza stampa: abbiamo vinto ed era la cosa più importante. È stato raggiunto dagli insegnamenti? No, secondo me siamo andati nella situazione che volevamo provare, le situazioni che abbiamo provato in settimana, quello sì, cioè l'80 hanno cercato di fare quello, ma non l'abbiamo fatto questo. Sicuramente siamo al di sotto e bisogna arrivare a 80 la prossima settimana. Diciamo che comunque abbiamo interrotto la serie negativa, non abbiamo preso gol, è tornato al gol Falletti. Possiamo dire che la Ternana riparte comunque anche in queste 3 situazioni che sono comunque positive. Sì, sono situazioni positive, perché comunque vieni da 4 sconfitte consecutive, penso che non era neanche facile giocare oggi. Sai, c'è la tensione, c'è le paure, questa fa parte del gioco. Siamo stati bravi a non prendere gol, questo sì, è tornato a gol Falletti e questo era importante. Sono contento che ha fatto gol sul taglio, perché comunque ci abbiamo lavorato molto questa settimana. Quindi non è stato, ci avete lavorato quelle palle così. Tanti gol a volte si fanno anche per fortuna, non so se lei ieri c'era, io preparo delle situazioni, poi ho detto... io preparo delle situazioni, poi se Falletti rientra e calcia da 40 metri e mette in così qua, quella non l'ho provata, cioè quella ce n'è. Ma sul taglio ci lavoriamo molto, e Falletti è stato bravo ad andare sul tempo di gioco, perché se lì vai con
un tempo in anticipo, la ricevi di spalle e di fronte alla porta, ecco. Quella è stata perfetta perché la palla lunga, Alinanti che la difende, la tocca a Pettinari, Pettinari che la mette con i giri giusti, a Falletti che si infila tra i due, insomma. È stato perfetto, è stata una giocata perfetta. È una giocata che abbiamo provato, che proviamo e che proverò in settimana. Penso che la velocità davanti sia l'arma. Sì, la velocità, la compattezza, la fisicità, dove comunque nei momenti difficili dobbiamo lavorare in un altro modo, però devo dire che comunque i giocatori più davanti sono molto contento e spesso, come avete visto, non ci siamo messi anche più stretti e abbiamo fatto una sorta in partita in corsa di 4-3-2-1, perché comunque era importante fare anche questo per non far giocare i centrocampisti loro su palla centrale. Poi mi pare che Falletti goda di una certa libertà in fase offensiva, cioè può sbagliare tranquillamente, sì, parte magari da sinistra, però... Sì, viene dentro, quanto riguarda il discorso offensivo, sanno benissimo che per quando perdiamo palla lui resta sul centrocampista e la mezzala si apre e diventa una sorta di 4-4-1-1, ti difendi con due linee da 4, ecco. Siamo? Sì, grazie. Grazie, ci vediamo lunedì. Arrivederci, grazie.